Buonasera, i vostri backliners sono di nuovo qua, puntata 5, andiamo a completare quello che abbiamo fatto nella 4, siamo qui per vedere che cosa succede nel Moonlight Festival che ha invaso completamente Bologna. Stavolta non ci occuperemo solo di musica, ma staremo anche a vedere che cosa succede di giallo, di noir. Venite con noi. Allora, backliners, abbiamo qua il fautore, l'organizzatore di questo Moonlight Festival. Piero, ciao, benvenuto, anzi. Ciao a tutti. Benvenuto io che sono venuto, tu sei qua. Dimmi un po', allora, successone, è stata una serata fantastica, no? Beh, questa è la quarta edizione del festival che per tradizione dura un weekend, tre sere. Il venerdì è sempre un buon inizio, ma il sabato sarà l'apice di presenze, sicuramente. Benissimo, siete stati bene qua in questa location, zona Roveri, vi siete trovati bene? Ci siamo trovati benissimo e speriamo che sarà la nostra nuova sede, la nostra nuova casa. I vostri backliners qua davanti al palco, abbiamo beccato qualcuno che ci può dare una mano e ci può raccontare qualche retroscena di tutti i gruppi che partecipano qua al Moonlight Festival. Oggi è sabato, siamo alla puntata 5 e ho beccato Giulia. Ciao Giulia. Ciao ragazzi, buonasera. Buonasera, allora mi racconti un pochino chi sono i gruppi e qualche retroscena noir che conosci di tutti questi grupponi che abbiamo. Allora, in questo momento si stanno esibendo gli Incubus Succubus, che è un gruppo nato nell'89 ed è un gruppo definito neopagan, ossia, come dire, in poche parole, diciamo che loro si fanno voce di tutta la cultura neopagana, per cui parlano di streghe, vampiri, fate, folletti. Ascolta me, pensi che dovrò andare a intervistarli con un paletto di frassino o qualcosa del genere? Probabilmente. Bene, poi chi altro? Poi si sono esibiti prima di loro The Shimmer, che è un gruppo italiano, diciamo New Wave, anche se c'è chi dice che la New Wave ormai è morta, in realtà io sono una sostenitrice del contrario. E loro sono di Vicenza e hanno vinto quest'anno un contest che si chiama The Gothic Room, che viene fatto ogni anno, organizzato da Dark Italia, sponsorizzato da Moonlight Festival, per cui il premio per chi vinceva questo contest era appunto esibirsi sul palco del festival. Fantastico, sei stata bravissima. Il terzo gruppo però, ce n'è uno ancora, giusto? Allora, c'è David J dei Bauhaus, storico bassista del Bauhaus, ma è anche dei Lover Rockets. Quasi tutti i Bauhaus hanno continuato con carriere soliste, lui è uno di questi, e questa sera propone alcuni dei suoi pezzi, oltre che speriamo qualche pezzo storico di Bauhaus. Grandissima, sei stata bravissima. E un altro. Allora vai. Sono quattro i gruppi. Ci sono anche i Cast Product, che è un duo francese di Electro Cold Wave, che sono stati uno dei baluardi della Cold Wave francese. Anche questo è un gruppo storico anni 80, anche se lei sembra che abbia fatto un patto col diavolo, perché non è invecchiata per niente, e siamo molto curiosi di vederci. Bene, ti ringrazio Giulia, sei stata utilissima, ti ribeccheremo per farci dire qualche retroscena. Intanto grazie, buon divertimento, ciao! Ok, i vostri backliner sul pezzo, stiamo per entrare qua nel backstage, speriamo di prendere quello giusto. Passate pure, avete... prego, prego. Bene, backliner, The Shimmer, adesso li intervistiamo, caro Casper, ok? Vediamo se ci riusciamo.
Posso? Grande. The Shimmer qua a Backliners. Li becchiamo tutti qua perché noi possiamo venire dietro al palco, siamo infiltrati e quando loro scendono, se scendono alla parte giusta, noi li becchiamo. Ciao ragazzi, ciao. Siete stati grandi. Siete voi che siete grandi, vi ringraziamo tutti quanti, il Moonlight, lo staff, tutti quanti che ci hanno permesso di venire qui questa sera. Bellissimo Moonlight, vi volevo chiedere come vi siete trovati, ma mi hai anticipato, hai fatto tutto tu. Molto bene, dai tecnici, dai fonici, dagli organizzatori, tutti voi. Un grazie sincero. Grazie. Benissimo, il Moonlight Festival sta diventando qua in trasferta una cosa importante. Sicuramente ci rivedremo, noi siamo Backliner, siamo infiltrati, ma prendiamo tutte le notizie. The Shimmer sono stati dei grandi per grazie. I vostri Backliners. Alla prossima. Allora, i vostri Backliners, dopo svariati fallimenti, perché praticamente ho passato la puntata scorsa a intervistare prima la gente che non c'entrava niente, tralasciando quella che magari era nel bel mezzo di tutto, e stavolta ne ho beccato uno che sicuramente c'entra qualcosa, anche perché qui si dice che sia il numero uno, adesso fa finta di niente, noi lo spiamo, non sappiamo se ha voglia di parlare ai nostri microfoni, perché siamo infiltrati e non penso ci veda di buon occhio. Cosa dici? Cosa facciamo? Possiamo farti due domande? No. Ecco, bene, avete visto, ha detto di no, è stato un no chiaro, non ci firmerebbe la liberatoria, però vi garantisco che questo era quello giusto, i vostri Backliner, sempre sul pezzo. I vostri Backliners qua dietro sul pezzo, mi sto preparando con Benedetta per darvi un'intervista in lingua madre per approfondire maggiormente quello che sono questi gruppi fantastici del Moonlight Festival. Adesso ci stiamo preparando, appena scendono li abbranchiamo e li intervistiamo per voi, Backliners numero uno. I vostri Backliners qua sul pezzo, abbiamo catturato gli Incubus e Succubus qua dietro le quinte di Zona Rovere, adesso proviamo a intervistarli, abbiamo Benedetta che ci darà una mano. Allora, la prima domanda, ho sentito dire che si definiscono, o li hanno definiti, una pagan band, ce lo fai spiegare? Ok, first question, you have been titled with the name of a pagan band, what do you mean with this name? What does it mean, pagan band? It's a bit tongue-in-cheek, it's the names of male and female demons that sleep with you, or they visit you in your sleep and seduce you. Ok, il nome viene appunto dal fatto di un demone femminile e gli è stato attribuito per il genere di musica che fanno, ovviamente. But what do you mean with this music and this kind of themes in your songs? Right. Our roots are, we're pagan, and many, many of our songs are about paganism, sort of witchcraft, historical witchcraft, and also about being practicing pagans and witches now. So a lot of it is about vampirism, witchcraft, demonology, or stuff like that, because we're pagan. So okay, quindi loro si definiscono loro stessi pagani. Quindi all'interno delle loro canzoni parlano di questo tipo di demoni, di vampiri, di streghe, stregoni che secondo loro popolano il nostro mondo. L'ultima domanda, che è la più interessante, che progetti futuri hanno, che cosa vogliono fare, se hanno qualcosa da spingere qua da Zona Roveri e da Bologna. Ok, so last question is about your next project. What's next? What are you planning to do in the future? If you enjoy to come back to Italy? What do you want to do next? We definitely want to return to Italy. We love Italy. And we're working on a new album, new CD at the moment.
And we have lots of dates, lots of gigs planned for next year already. And it would be nice if Italy was one of them, so. Okay, loro stanno lavorando a un nuovo album, hanno in programma un sacco di date nel prossimo anno finché non uscirà questo nuovo prodotto. Li ringraziamo, Incubus, Succubus, speriamo di riaverli presto. Vuoi dire qualcos'altro? Dimmi. What's the last thing? You were talking about something. What's the last thing? It's about the new album, new CD, which we're recording at the moment. And then we will be playing more dates to promote the CD. Okay. So, le prossime date saranno per promuovere il CD, quindi con il nuovo materiale. Benissimo, speriamo di riaverli presto, li ringraziamo anche se loro hanno assistito all'intervista, abbiamo preso come portavoce, siamo italiani, una bella donzella. Li ringraziamo, sempre i Backliners per voi, per catturare tutto quello che succede su questo palco. Ciao, a presto. Abbiamo qui due ospiti, hanno appena suonato, Cass prodotto, mi ha dato il consenso per dirlo in italiano, dillo tu. Parla bene italiano tu. Grazie, almeno quello, grazie. Infatti ho la traduttrice, abbiamo Marcella perché loro sono francesi, ho sentito di Lione, gli faremo qualche domanda. Volevo solo fare un appendice che lei ovviamente tradurrà. È stato l'unico gruppo che ho visto qua a Moonlight Festival che è stato richiamato fuori dopo la loro esibizione. Non so che cosa voglia dire, è stata veramente una grande esibizione, ha trascinato il pubblico e adesso la parola ai traduttori. La prima domanda. Je crois qu'elle a compris, c'est la première fois qu'on voit un Moonlight Festival in band che per la deuxième fois peut sortir sur le palco. Allora, c'è la première fois ici, eh? Grazie Bologna che noi anche amate voi. Bene, ci sta provando, parla perfettamente italiano, fra poco, al prossimo Moonlight Festival parlerà italiano. Allora, gli chiedi per favore qualche cosa del loro futuro, se hanno in ballo qualcosa che vogliono spingere da far conoscere al nostro pubblico. Est-ce que vous avez quelque chose à vous dire del futuro? The future is now! È completamente carica, sta anche sul palco, ha fatto veramente il delirio. È una pantera sul palco, ve la consiglio la prossima data, se non siete venuti a questo Moonlight Festival veniteli a vedere perché sono veramente dei grandi. Stanchi morti perché hanno dato veramente tutto. Lo riesci a tradurre? Vous êtes très fatigué. Allora, 300%, 4000%. Benissimo, allora iniziamo. David J, fagli qualche domanda, fagli domande soprattutto da che gruppo arriva. Ok, they would like to know something about your past, about the project of the Bauhaus and how you developed till now with your new project.
Well, I suppose the seeds of everything that's come after Bauhaus, the seeds for that was sown when we made that original band, and there's a germ of that band in all the other projects that come out of it, I think, you know. But it's just different shades and different colors, more colors to the palette. But you can trace it all back to that original band, yeah. Ok, perfect. Ha detto che in tutti i progetti suoi successivi Bauhaus c'è stato sempre un germe che proveniva dalla band originaria e quindi sono stati colori e sfumature che si sono sviluppate nel corso degli anni. Molto bene, allora David J, gran personaggio, lo stanno aspettando tutti, noi lo aspettiamo anche noi perché lo vogliamo sentire, non ci stiamo più dentro, ti ringraziamo David e poi insomma ti staremo a ascoltare, fagli i complimenti e... Really in a hurry for the show, so we don't want to take your time, okay. And we will talk maybe later with something else, okay? Okay, after the show. The final product, deep by critics, we go strong. As they roll credits over a funeral song, Casper, qua ci sono dei gran personaggi, io ho qualcosa devo chiedere a questi due ragazzi, scusate, non volevo interrompere il vostro menage, ma volevo chiedervi semplicemente chi è il vostro stilista. Noi stessi. Idem, noi stessi. I vostri backliners, qua sul pezzo ci occupiamo di letteratura goth. Abbiamo qui Erika Polignino, questo è il suo bel libro, è un personaggio molto importante qua all'interno del Moonlight Festival e vi farò spiegare dalla sua viva voce qual è il suo libro, di che cosa parla e soprattutto come mai c'entra tanto col Moonlight Festival. Ciao Erika. Ciao, Moda Morte è il mio nuovo romanzo, è uscito per la Murcia che ho presentato quest'anno al Moonlight Festival e io sono collaboratrice culturale del festival ormai da 3 anni e io porto romanzi di genere non solo il mio ma anche quello degli altri 2 autori che abbiamo avuto stasera, sempre del genere. Bene Erika, hai visto, io non avrei mai potuto spiegare così nel dettaglio. Poi un'altra cosa mi interessa molto, io ho letto brevemente anche perché so poco leggere, quel poco insomma lo sfrutto al meglio, ho letto nel finale insomma il riassunto di questo splendido romanzo, mi vuoi dare qualche cenno, c'è qualche cosa che mi ha entusiasmato, soprattutto la croce sulla guancia della protagonista. Sì, allora, la protagonista di Moda Morte è Musette, che è una stilista alternativa e questa croce serve per simboleggiare la sua arte alternativa e lei è una ragazza che confeziona capi per defunti e il simbolo della croce collega alla morte. Perfetto. Allora, qui al Moonlight Festival, zona Roveri, non solo musica ma anche letteratura goth. Abbiamo avuto Erika, è stata bravissima, speriamo di riaverti qua al prossimo Moonlight e magari parleremo della tua nuova opera, grazie. Grazie, grazie a voi, buona serata. Ciao, a presto.
Allora, caro Casper, intanto che tu riprendi, vorrei fare la chiosa come faccio sempre, qua in mezzo alla platea del Moonlight Festival. Abbiamo intervistato tutti i gruppi, abbiamo visto che cosa succede anche sotto l'aspetto artistico, editoriale, i romanzi goth, ne abbiamo viste di ogni. Vi aspettiamo per la prossima puntata, questa è la numero 5. E ovviamente succede alla numero 4 perché abbiamo dovuto sviluppare in due puntate tanta roba che c'è qua. Noi vi salutiamo, i vostri backliner sono sempre sul pezzo, mi raccomando, seguiteci perché vi faremo vedere tutto quello che è possibile vedere qua da Zona Roveri, Front of House, gli altri backliners che non vedete, Bruno La Voce, vi salutano. Alla prossima settimana, ciao! Thank you.